Buongiorno a tutti, siamo in onda con Lorenzo Baldacchini, secondo appuntamento di Aibe Liguria On Air e oggi ovviamente parliamo di libro antico. Ringrazio Lorenzo per la sua disponibilità e per la collaborazione in questa nostra rubrica dell'Aibe Liguria e ringrazio ovviamente anche la Biblioteca Universitaria che ci occupa nei suoi canali social. Lorenzo, partirei dalla terza edizione del tuo libro pubblicata da Carocci sul finire del 2019 e che di fatto, come dire, conferma il successo di questa tua pubblicazione, apparsa per la prima volta nel 2001 e conferma sicuramente l'interesse nei confronti del libro antico anche in un momento in cui evidentemente l'attenzione è dedicata adesso al coronavirus, ma normalmente a tematiche magari più stringenti legate alla indisponibilità del personale, alle pubblicazioni online, all'open access, si torna a parlare nuovamente di libro antico. Quali sono le novità introdotte in questa terza edizione? Sì, io intanto ringrazio anch'io Aibe Liguria per questa opportunità. E, diciamo che quella del 2001 in realtà era già la seconda edizione, perché il libro è ancora più antico, la prima edizione è del 1982, quindi effettivamente ha una certa età. E in realtà, ecco, ci si potrebbe legittimamente chiedere se si tratta di una nuova edizione o se invece non è piuttosto, come dire, un testo completamente nuovo o quasi completamente nuovo e diverso. Perché ci sono molte parti che sono completamente nuove. Ad esempio, il primo capitolo, una storia di lunga durata, nel quale vengono affrontati i temi, diciamo, delle possibili, dei possibili precedenti asiatici dell'invenzione della stampa manuale, dell'invenzione gutenbergiana. E nello stesso tempo, sempre in questo capitolo, ci si sofferma sulla reale natura concreta dell'invenzione di Gutenberg, che non è ancora completamente chiarita. Ad esempio, non è ancora chiaro, diciamo, di che materia fossero fatte le matrici all'interno delle quali poi venivano fusi i caratteri di metallo. Altri capitoli, diciamo, completamente nuovi sono quello legato al paratesto, dove non ci si sofferma soltanto sul frontespizio o sul colofo, ma per esempio c'è uno spazio dedicato alle copertine che nelle prime edizioni non c'era. Anche nuovo è il capitolo 7, in cui si parla della dedica, che è un elemento estremamente importante, diciamo, sarebbe anche la dedica un elemento del paratesto, ma merita, diciamo, vista la importanza, soprattutto in alcuni periodi, proprio per il circuito editoriale, del rapporto tra autore, editore, patrono e pubblico, meritava, diciamo, uno spazio a parte. C'è poi anche nuovo il capitolo 9, non solo libri, dove io cerco di mettere in rilievo l'importanza, anche dal punto di vista quantitativo, di tutto quello che nell'Ancien Régime fu stampato, ma che non era un vero e proprio libro, insomma, quindi bandi, manifesti, ma anche, diciamo, biglietti da visita o addirittura inviti a manifestazioni di vario tipo. Il decimo capitolo, quello intitolato La leggibility, è appunto dedicato al tema della leggibilità e quindi diciamo, all'importanza dell'aspetto grafico, non solo dal punto di vista del design, ma proprio dal punto di vista della facilitazione o meno delle pratiche di lettura, anche tenendo conto proprio delle caratteristiche ottiche della lettura e in definitiva delle sue caratteristiche neuronali. L'ultimo capitolo, anche questo, parole conclusive sulla descrizione, in realtà nelle precedenti edizioni non c'era, e cerca di riassumere un po' rapidamente la storia, diciamo, delle pratiche di catalogazione del libro antico in Italia e i dibattiti che, soprattutto negli ultimi decenni, hanno accompagnato questa storia.
Quindi sì, giustamente come dici tu, non è tanto una riedizione quanto forse piuttosto una riscrittura, un'integrazione decisamente ampia anche su tematiche forse non dico meno conosciute, ma meno trattate come quella dei bandi, delle grida a cui tu accennavi, che rimangono un materiale spesso poco considerato all'interno delle nostre biblioteche, un po' per una mancanza magari di personale che si occupa specificatamente di questo, ma anche perché rimangono ancora veramente della documentazione quasi inesplorata. E allora per questo davvero mi dico, questo interesse continuo nei confronti del libro antico, come dicevo prima, in un periodo nel quale si parla moltissimo di digitale ed è ovvio, come dire, che ci si riorienta anche verso altre attenzioni, ma che continua a rimanere in un qualche modo vivo, io direi anche a partire dalla ricchezza delle collezioni che caratterizzano le nostre biblioteche, che continuano a essere non solo di pregio inestimabile, ma sicuramente di grandissimo interesse. Quindi, davvero, tu come la vedi, questa attenzione che si ricrea continuamente, il fatto che continui ad esserci del personale dedicato al libro antico, ovviamente a tutto questo comparto che noi chiamiamo dei libri rari e di pregio, cioè questa attenzione che rimane viva, da cosa è giustificata secondo te? Beh, anzitutto, diciamo, da una ricchezza, diciamo, di patrimonio di questi documenti, che però, a differenza di quello che succede in altri paesi, non sono poi solo concentrati in alcune istituzioni. Ecco, pochi altri paesi, credo, come l'Italia, hanno questa situazione, come dire, di diffusione abbastanza capillare di documenti stampati antichi. Basta, come dire, a testimoniarlo, basta vedere quanti cataloghi di questi fondi piccoli, medi, grandi sono stati pubblicati nell'ultimo secolo e in particolare negli ultimi 50 anni. Io stesso, diciamo, ho dedicato dei lavori a questo tipo di attività, da quello di tanti anni fa della biblioteca del fondo antico della biblioteca dell'ex ospedale psichiatrico di Roma, la biblioteca Cencelli del Santa Maria della Pietà, che feci in collaborazione con l'allora collega e sempre caro amico Varo Vecchiarelli, e anche, diciamo, quelli che più recentemente ho dedicato ai fondi antichi di alcuni seminari vescovili della Romagna, in particolare di Cesena e di Sarsina, anche qui in collaborazione con colleghe bibliotecarie e anche con qualche allievo. Diciamo, basta, come dire, questo panorama per capire l'importanza e quindi anche l'attualità, diciamo, di mantenere nel bagaglio professionale del bibliotecario questo tipo di formazione, perché nel corso della sua carriera, diciamo, qualunque bibliotecario può trovarsi nella condizione di avere a che fare con raccolte di questo tipo. Per restare, diciamo, un po' nell'attualità, pensiamo a tutto il dibattito che c'è stato negli ultimi decenni sulle biblioteche personali, sui fondi personali, quelle che chiamiamo con un termine più generale biblioteche d'autore, all'interno delle quali non solo ci sono biblioteche personali nelle quali troviamo perfino degli incunaboli, insomma, pensiamo, insomma, a quella di Umberto Eco, ma ce ne sono anche, come dire, di meno famose, nelle quali possiamo trovare non solo documenti antichi, ma nelle quali, diciamo, tutti i documenti, poi, proprio per la natura di quelle raccolte, reclamano un trattamento particolare, un trattamento, diciamo, che ne esalti, per esempio, le caratteristiche bibliologiche che riguardano dediche, note di esemplare, diciamo. In certi casi, lo sappiamo bene, anche perfino la stessa collocazione fisica in alcuni spazi di queste raccolte. E dal momento che i bibliotecari, appunto, nel corso, diciamo, in una qualunque biblioteca, una biblioteca di un dipartimento, anche in una piccola biblioteca di comune, si possono trovare o in virtù di acquisti o in virtù più spesso di doni a dover acquisire raccolte di questo genere e quindi ad essere chiamati a saperle trattare adeguatamente.
Sì, assolutamente, come dicevi tu, anche il focus sulle biblioteche d'autore è estremamente attuale, non solo per i lavori che una commissione specifica a livello nazionale dell'AIB sta portando avanti, ma perché effettivamente sono sempre più cospicue, è sempre più cospicua questa tipologia di biblioteca all'interno delle nostre biblioteche, vuoi per donazioni, vuoi per acquisizioni. Io penso ad esempio a Genova, il Fondo Sanguinetti, che è stata un'acquisizione Certo. notevolissima e che ha le caratteristiche che E tu poco peraltro ha fa. rischiato di venire a Bologna da quello che so. Rimasta in biblioteca universitaria, ma che necessita, come dicevi tu, vista la tipologia del fondo, anche di un trattamento che ovviamente non può essere il trattamento che si riserva a un libro antico, ma che ha delle specificità che per certi versi davvero ci riportano a queste tipologie particolari di materiale. E in effetti mi viene da dire che sebbene sia ancora contingente nelle nostre biblioteche il problema della catalogazione, perché sappiamo che interi fondi debbono ancora essere trattati e debbono quindi essere messi a disposizione attraverso ISBN o altri canali, secondo te quali potrebbero essere le altre modalità di valorizzazione di questi fondi antichi che, come dicevamo, spesso costituiscono anche nelle biblioteche più piccole dei veri e propri gioielli, dei patrimoni, insomma. Sì, a volte diciamo, può capitare di avere all'interno della biblioteca nella quale si opera diciamo, del materiale della cui importanza non facilmente ci si rende conto. A me è capitato, per esempio, qualche anno fa, un periodo in cui mi occupavo di copertine editoriali, diciamo, delle prime copertine editoriali, quelle grosso modo che sono cominciate a comparire verso la fine del Settecento, di trovare una biblioteca di un dipartimento bolognese, una serie di queste copertine che sono molto rare perché generalmente venivano poi distrutte nel momento in cui il libro entrava in biblioteca e quindi veniva rilegato. E però, diciamo, a livello, senza ovviamente nessuna colpa, insomma, ma a livello di bibliotecari della biblioteca del Dipartimento non c'era la consapevolezza di avere per le mani qualcosa che non si trova in giro tanto facilmente, insomma. E questo dimostra, secondo me, che appunto una preparazione diciamo, in questo campo è assolutamente indispensabile, direi per tutti, insomma. Ecco, riagganciandomi a questa tua ultima domanda, sono assolutamente d'accordo che il primo passo in direzione della valorizzazione è la catalogazione, proprio perché direi in modo particolare per le raccolte antiche, facilmente ormai nell'utente medio si può ingenerare l'equivoco di considerare che tutto quello che non è catalogato online sostanzialmente non esiste. E invece, qualche volta, confesso che qualche volta questo modo di pensare, può, come dire, colpire, può contagiare, scusate se uso questo verbo, può contagiare perfino me che insomma in mezzo a queste cose ci sto da decenni, cioè certe volte devo fare mente locale per capire, vabbè, questo non l'ho trovato nel catalogo online, però ho guardato tutto quello che si poteva guardare. No, ecco. E quindi diciamo, la base per la valorizzazione è poter disporre di cataloghi scientifici e possibilmente completi. Certo che diciamo, parlare di valorizzazione oggi diciamo, dà per scontato che in qualche modo facciamo riferimento alla digitalizzazione e a tutte le operazioni che sono state fatte e che sicuramente verranno fatte in questa direzione in un futuro prossimo. Digitale, diciamo, ecco, pensiamo così, tanto per fare un esempio, al tema delle mostre, no? Una mostra digitale, da una parte, come dire, ci garantisce la possibilità di approcci che nelle mostre tradizionali non sono possibili, per esempio quelle di sfogliare i libri, insomma, quindi Certo. di non vedere soltanto quelle due pagine verso recto che normalmente vengono esposte in una mostra tradizionale. Nello stesso tempo, però, perché diciamo c'è sempre il rovescio della medaglia, nello stesso tempo una mostra digitale naturalmente ci fa perdere l'aspetto tridimensionale di questi manufatti, che non è assolutamente secondario. E quindi
diciamo, un elemento interessante in direzione della valorizzazione potrebbe essere proprio quello di cercare di creare delle sinergie tra le operazioni di carattere digitale e poi quella che è la realtà fisica concreta dei libri antichi. E un aspetto sul quale mi piace, come dire, soffermarmi, mi sembra importante dire qualcosa, è quello legato alla didattica. Perché le raccolte storiche, le raccolte librarie storiche sono sicuramente un elemento importante per la memoria di una comunità, piccola, media, grande. Penso soltanto a quello che un fondo storico di una biblioteca può rappresentare per la public history e per i suoi obiettivi, insomma, no? Ancora mi sembra che questo tema in Italia non sia ancora sufficientemente e adeguatamente affrontato, ma insomma il tempo per farlo sicuramente c'è. E per quanto riguarda gli aspetti più strettamente legati alla didattica, ecco, anche questo secondo me è un elemento, diciamo, che andrebbe preso in considerazione, ma affrontato, diciamo, in un modo in cui la scuola, per esempio, secondo me ancora non l'ha pienamente affrontato. Cioè, mostrare, come dire, a bambini o a ragazzi, adolescenti, diciamo, dei libri antichi, non deve avere l'obiettivo soltanto di farli emozionare di fronte a una bella miniatura o a un'incisione, che può essere più o meno colorata a mano o una bella legatura, ma invece proprio quello di farli entrare in qualche modo all'interno di questi manufatti, anche con dei laboratori che ne prevedano la costruzione. Diciamo la simulazione, proprio perché è importante rendersi conto che, diciamo, i veicoli di trasmissione della conoscenza non sono neutrali. Lasciamo in pace McLuhan, però l'aspetto, come dire, dei manufatti attraverso i quali si trasmette la conoscenza non è secondario. Li può condizionare profondamente. Questo, secondo me, trasmette, come dire, un senso di profondità storica che forse nelle giovani generazioni tende un pochino a perdersi. Ecco, credo che la scuola, però, diciamo, più e meglio di quanto ha fatto finora, dovrebbe avere la consapevolezza che, diciamo, se vuole costruire dei rapporti, diciamo, dei percorsi didattici che abbiano al centro i libri antichi, si deve di più rivolgere a professionisti, insomma. E invece, così nella mia piccolissima esperienza, avendo avuto una figlia, adesso una nipote, ho l'impressione che, diciamo, ci sia in non pochi casi una certa tendenza all'improvvisazione, cioè a pensare che comunque di professionisti in questo settore, tutto sommato, si può anche fare a meno in operazioni didattiche. Ecco, questo secondo me è un errore e penso che invece tutta la letteratura professionale, ci metto in mezzo anche il mio libro antico, non ha come destinatari soltanto bibliotecari e ricercatori, ma anche, per esempio, da una parte i docenti di ogni ordine e grado, direi, e dall'altra anche i professionisti che possono essere quelli chiamati a collaborare nella costruzione con laboratori, con esperimenti, diciamo, esperienze anche di piccolo restauro, se vogliamo, da mettere in campo nei confronti di bambini e ragazzi. Sì, fra l'altro il tema della didattica è davvero uno degli elementi che potrebbe creare quelle famose sinergie anche territoriali fra istituzioni e che forse non viene Certamente. pienamente, come dire, percorso per motivazioni varie o forse anche perché a volte si pensa che davvero non ci sia sufficiente curiosità o che la tematica sia magari a volte un po' troppo di nicchia, quando poi invece a livello esperienziale si può dire che il riscontro che si ha nei confronti del pubblico, io ho visto anche di pubblico adulto,
adulto è veramente eccezionale, perché cose che noi magari diamo abbastanza per scontate e con le quali lavoriamo quotidianamente sono invece dei manufatti che alla maggior parte delle persone appaiono assolutamente eccezionali e straordinari proprio nella loro, per le loro peculiarità. Quindi sicuramente questo, come dire, è un percorso interessante che andrebbe, ma come accennavi tu anche rispetto alla public history, davvero sono tutti dei filoni che varrebbe la pena di coltivare proprio per far sì che le nostre collezioni rimangano delle collezioni vive e delle collezioni che a disposizione del territorio e ovviamente della cittadinanza. Quindi questo sì, davvero dà anche un respiro rispetto a questi materiali che sembrano sempre dei materiali molto polverosi, invece hanno ancora tantissime cose da raccontare e da dire, ovviamente. Lorenzo, io ti ringrazio molto ancora per la tua disponibilità e per questa conversazione che, per quanto breve, insomma, speriamo possa essere utile ai nostri bibliotecari. Grazie ancora e alla prossima. Io ringrazio te e Live. Arrivederci. Ciao.